Cari amici tecnoscimmiati, anche quest'anno siamo arrivati a Natale. Natale è tempo di festeggiamenti, tempo di stare in famiglia con gli amici, tempo di scattare foto e tempo anche di scattare selfie. Magari con questo Zenfone Selfie di Asus. Mettete un bel pollicione su e seguite la nostra recensione. Iniziamo dall'unboxing di questo Asus Zenfone Selfie. La confezione è la tipica confezione di Asus per quanto riguarda gli Zenfone, è un cartonato con questo disegno particolare e all'inizio svela il phablet che possiamo mettere in questo momento da parte. Nella confezione troviamo delle guide rapide e la garanzia. Troviamo il cavo USB micro USB, l'alimentatore che è da 2 A e il cavo cuffie in-ear con anche i gommini di ricambio. Quindi direi una confezione nella norma, ma migliore di molti telefoni che abbiamo visto ultimamente. Cito il Nexus 5X, tanto per non fare nomi, o anche altri cinesi in cui mancano delle cose che ci aspetteremo, ad esempio le cuffie o il cavo per collegarlo al PC. Quindi un buon lavoro da parte di Asus. Asus Zenfone Selfie è un phablet da 5,5 pollici con un display Full HD IPS. L'elemento di spicco è la fotocamera frontale, una 13 megapixel assistita da un flash dual tone. Sempre nella parte frontale troviamo i tre tasti a sfioramento, purtroppo non retroilluminati. La scocca è in policarbonato, piuttosto resistente e anche piuttosto dura da rimuovere e garantisce un buon feed, anzi direi un ottimo feed senza scricchiolii o altro. Proseguendo un po' la carrellata delle caratteristiche, abbiamo nella parte superiore il pulsante di accensione e spegnimento standby, il secondo microfono e il jack per le cuffie. La posizione di questo tasto potrebbe sembrare scomoda, ma in realtà nell'uso quotidiano non si utilizza molto perché il telefono supporta il doppio tap per accensione e spegnimento, quindi questo tasto lo utilizzeremo veramente molto molto poco. Nella parte sottostante abbiamo la seconda fotocamera, sempre una 13 megapixel con flash dual tone e questa volta con sensore laser per la messa a fuoco. Abbiamo il bilanciere del volume e abbiamo lo speaker nella parte sottostante. Sotto troviamo l'ingresso micro USB e l'ingresso per il microfono, il primo microfono. Le dimensioni sono di 170x77x11 mm. La parte più grossa, comunque quella centrale, perché in realtà nei bordi la scocca era stremata, quindi qui lo spessore è molto più sottile. Tutto questo per favorire l'ergonomia e quindi la maneggevolezza del device, che comunque risulta abbastanza generoso e importante da tenere in mano. Sono 170 grammi, devo dire ben distribuiti. La sensazione è comunque di avere insomma, qualcosa di abbastanza importante in mano. A livello hardware, Zenfone Selfie monta uno Snapdragon 615 con 3 GB di RAM e 32 GB interni. 32 GB espandibili tramite microSD. Il telefono è anche un dual SIM, monta due micro SIM e sia la scocca che la batteria sono removibili. La scocca è piuttosto dura da rimuovere, ma questo ha un vantaggio, cioè l'assenza di scricchiolii o altri rumori strani durante l'utilizzo del telefono. Come dicevamo, abbiamo il doppio tap e abbiamo come interfaccia la Zen UI di Asus. Interfaccia molto completa che permette di personalizzare in maniera veramente profonda la nostra esperienza d'uso con il device. Possiamo personalizzarlo con dei temi, possiamo decidere gli effetti di scorrimento della home, possiamo decidere il numero di righe e colonne delle varie schermate e un'infinità di altre opzioni che troviamo in questa personalizzazione di Asus. Volevo farvi vedere le performance del device, che sono sempre molto buone.
Apriamo il nostro fantastico sito di Repubblica. Sto utilizzando Chrome come browser e non il browser stock. Allora, tempi di caricamento mi sembrano buoni. Non è ancora finito, ma come vedete lo scorrimento non ha particolari intoppi se non i soliti refresh di questo sito. Pinch out e pinch in funzionano piuttosto bene, anche il movimento all'interno della pagina funziona bene. Veramente pesante, non ho ancora finito il caricamento. Come vedete c'è un micro ritardo nel doppio tap, ma nulla di drammatico. Consideriamo che stiamo visualizzando una pagina davvero molto molto pesante. Bene, qualche punto bianco, però tutto direi sopra la media, tenendo conto della pesantezza del sito. Facciamo il test con Real Racing per vedere le performance anche a livello gaming di questo device. Aspettiamo il caricamento del gioco. Intanto vi dico che Asus cura moltissimo gli aggiornamenti della Zen UI perché vi arriveranno aggiornamenti di continuo di tutte le parti dell'interfaccia, dal dialer alla rubrica a qualsiasi altro aspetto dell'interfaccia, che è tutta modulare, quindi ci sono tante mini app, una per ogni applicazione e una per ogni ambito del telefono. E queste app vengono aggiornate molto molto spesso. Questo sicuramente è un gran vantaggio, specialmente in ambiti come la fotocamera, piuttosto che appunto il dialer o la rubrica o altre. Si è caricato finalmente Real Racing. Vediamo di cliccare per continuare, vediamo di girare da una parte e dall'altra. Intanto vedo che i dettagli sono al massimo. Proviamo una partenza. Vediamo Allora, la fluidità per il momento sembra buona. Vediamo alla prima curva che cosa succederà, se non ci andiamo a schiantare. Ecco, infatti, l'ho appena detto. Allora, c'è qualche micro lag, ma direi che tutto sommato è molto molto buono e si riesce a giocare senza grossi problemi. Bene, vi parlo ora del reparto Dual SIM. Esiste un'impostazione per la gestione della dual SIM che è fatta piuttosto bene. Possiamo rinominare le nostre SIM, decidere quella per le chiamate vocali, per la rete dati, che può essere switchata a caldo fra una SIM e l'altra, fra l'altro. Benissimo, si è aperto Real Racing. Per quanto riguarda il dialer, abbiamo la possibilità di chiamare, come vedete, utilizzando SIM 1, SIM 2 da questo menu. Questo è il dialer. Benvenuto in 3. Per conoscere il credito residuo, il Alziamo il consumo volume del degli viva voce. storni e ricaricare, digita 1. Per proseguire sul 133, digita 2. L'audio è molto chiaro e anche in capsula è davvero molto 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 buono. Ho letto in altre recensioni che c'era un problema per quanto riguarda lo speaker qui in alto, perché bisogna spostare un po' il telefono rispetto al nostro orecchio. Io non ho rilevato questo problema, semmai l'unico fra virgolette fastidio che ho notato è che essendo abituato a tirare giù il menu delle notifiche centralmente, questo telefono costringe a tirarlo giù lateralmente. Questo perché se lo tiriamo giù
centralmente rischiamo di sporcare la fotocamera frontale con le nostre dita. Quindi questo è un po' l'unico handicap che vedo in una fotocamera di questo tipo piazzata lì. Per il resto direi a livello software ci siamo, il processore funziona bene, i 3 GB di RAM si fanno sentire, nell'uso quotidiano non avrete particolari lag o problemi con questo device, quindi per quanto mi riguarda è promosso a livello software. A livello di ricezione ho sempre avuto ottimi risultati con questo Asus Zenfone Selfie in queste settimane di prova, sia del segnale mobile, sia del segnale wifi, sia del GPS, quindi non ho avuto particolari problemi in nessuno di questi ambiti. Fra l'altro supporta anche il wifi AC. E le prestazioni sono sempre state di ottimo livello per quanto riguarda la ricezione, quindi assolutamente promosso. Per quanto riguarda la batteria, non ho neanche qui avuto grossi problemi nel finire la giornata tipica di utilizzo. Chiaramente con utilizzo intenso la batteria va giù molto più velocemente e quindi arriveremo a cena circa, pomeriggio tardo, cena. Con un utilizzo normale la giornata la si completa tranquillamente. Ricordiamo che c'è una batteria da 3 A che, per quanto mi riguarda, è sufficiente per questo tipo di device. Per quanto riguarda la parte audio, veramente molto buono in capsula e anche dall'altoparlante. È posto purtroppo in una posizione un po' sfortunata, nel senso che nella parte sottostante, quando lo appoggiamo su superfici morbide, il suono viene assorbito. Però di per sé il volume è molto molto alto. Infatti se proviamo ad esempio con una canzone, vedremo che l'audio è veramente alto e non ha problemi di sorta. Quindi anche dal punto di vista della resa audio, per quanto mi riguarda, funziona molto bene. E passiamo ora al reparto fotocamera, ovvero il core di questo Zenfone Selfie. La fotocamera è da 13 megapixel, sia frontale che posteriore, e garantisce degli scatti di ottima qualità. Vediamone subito un esempio con il nostro soggetto di prova, anzi, facciamo prima un selfie, prima del soggetto di prova. Provo a inquadrarmi e questo è il risultato. Facciamo anche una prova sul nostro soggetto gattino di test e vediamo i risultati. Allora, come vedete, la qualità è davvero buona, la messa a fuoco è stata fulminea in questo caso qua perché utilizza il sensore laser. Nel selfie, anche qui non c'è il sensore laser, però la messa a fuoco è andata bene, ha fatto il suo lavoro. La foto ha una qualità molto più alta rispetto a quello che siamo abituati a vedere in una foto con la fotocamera frontale e quindi insomma tenendo conto anche delle situazioni di luce in questa stanza che non sono proprio ottimali, direi che il risultato è davvero molto molto interessante. La fotocamera poi prevede moltissime modalità di scatto, le vedete qui, e quelle che mi hanno colpito di più in particolare sono quella luce bassa che riduce di molto i megapixel, siamo a 3 megapixel, però riusciamo a fare foto veramente con una quantità di luce scarsissima e le foto sono anche di una qualità più che accettabile. E poi la modalità manuale che permette un po' di soddisfare anche i palati più fini, quindi dando il controllo veramente su tempi, esposizione e quant'altro. Quindi una fotocamera davvero molto molto avanzata e la qualità è veramente sopra la media, specialmente per quanto riguarda la frontale, ma anche la posteriore non scherza, e direi che siamo vicini ai livelli dei top gamma, quindi S6, G4 e iPhone 6. Secondo me ci manca ancora qualcosa da Asus per essere alla pari, però nel 90% delle situazioni questo telefono vi garantisce delle foto perlomeno a livello dei top di gamma. Quindi anche qui fotocamera promossa.
e siamo arrivati alle conclusioni. Ho trovato questo Asus Zenfone Selfie, un prodotto davvero solido, ben costruito e frutto dell'esperienza di Asus nel settore Zenfone. Punti di forza chiaramente sono la fotocamera e anche le performance in generale, perché uno Snapdragon 615 con 3 GB di RAM garantisce comunque delle performance sempre interessanti e fluide. Come lati negativi continuo a non capire i tasti non retroilluminati e un po' quello che c'è da mettere in conto nell'acquisto di un phablet, le dimensioni e il peso. Chiaramente non sono adatti a tutti, però chi acquista questo prodotto sa che avrà foto eccezionali e un prodotto veramente funzionante in maniera ottima. Un saluto a tutti da Gianluca.